Oh, e c'hai una faccia? Sì, ce n'avevo due, stavo all'università, sotto spirito. Capirai, ho rimediato solo 20.000 lire. E voi, quanto avete fatto? Le 100.000 del carosello, mica le abbiamo incassate. Ma sì, avevo rimediato 20.000 lire pure noi. Beh, stiamo a 40.000, regà. Qui minimo minimo, pannaggio Cagnano, ci vogliono un paio di 100.000 lire. Se no è inutile che ci andiamo. Andrà, perché non te venni sto catorcio? Già ipotecata. E te pareva? Ci avrebbe un'idea. Fatta venire. Ma andrà che sei te, mica so io. E l'idea mi è venuta. Se callas! È un'idea per la quale servirebbe un'abilità istrionica che non so se mi posso fidare di voi due, ma stavolta fidamese. È un'idea che ci consentirebbe di castigare uno che da tempo ha castigato. Erborino più infame di tutti i burini. Manzoni! Scansati. Macelleria Rinaldi. Chi parla? Pronto? Pronto? Sì? Sono la governante del Conte di Simone. Largo Arenula 2. Vorremmo un etto di carne, un etto di carne, un etto di carne! Un chilo, che metto? Un chilo? Un chilo di carne, di vitella, decente. Decente? Modestamente ho della carne che sembra viva per quanto è fresca. Vuole ripetere il suo indirizzo che mando mio figlio? Conte di Simone, largo Arenula 2. Grazie, buongiorno. Buongiorno! Non dimenticavo. Dia a suo figlio il resto di 100.000 lire, perché non abbiamo moneta spicciola in casa. Dia tranquilla, sarà fatta. Grazie, l'aspetto, buongiorno. La bevuta? Ma vaffanculo, mamma! Dove vai? Dal Conte di Simone. Ah, ultimo piano, ma l'ascensore è rotto. Sei tu il ragazzo della carne? So io. Ah, bene. Bravo. L'ascensore si è fermato all'attico. Te la devi fare tutta a piedi. Mi dispiace proprio. Gregorio, mi raccomando, fai le cose per bene, Sì, signor Conte. E quando arriva a casa la signora Condessa, digli pure che può prendere la macchina grande, che tanto io per andare al maneggio mi piglio un taxi. E il cagnolino, signor Conte? Ah, ma te la fa una passeggiata, così fa pure pipì. Senti, caro, hai portato il resto delle 100.000, sì? 94 precise, bravo. La punta di papà. Bene, bravo, di papà mi fido, è un bravo uomo. Sai, non tenevamo spicci, adesso che sali te le dà il maggiordomo le 100.000. Gregorio? Sì, signor Conte. Mi raccomando, tagliele tu le 100.000 al ragazzo ora che sale. Sarà grazie. Fatto. Sì, è bravo. Non ti preoccupare, un tipo strano ma non morde, vai tranquillo, vai. Ah, senti, scusa. Toh, queste sono per te. Grazie, 1.000 lire. E mi raccomando, studia, Direzione Agnano, andiamo a riscuotere. Hai visto il mandragano?